Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da oggi siamo qui, ritornati ancora una volta col signor Ferre. Come va signor Ferre? Alla grande signor G. In realtà lei è un po' strano perché noi abbiamo registrato lo scorso video 5 minuti fa, quindi mi sta chiedendo due volte come sto. E dai, però non lo diciamo, queste cose non le diciamo, non dietro le quinte non vade. Signor G, da quanto tempo? Come sta? Tutto bene. Tu quindi come stai? Io guarda... Prima bene, adesso benissimo. Oh, meno male, adesso... vabbè. Stavo pensando e stava per dire male, ma va bene. No. Oggi, dopo il video di ieri, dove siamo andati a scoprire un attimino le funzioni, come funzionano, come si giocano, come non si giocano i campioni, oggi andremo a scoprire qual è il più forte dei tre. Esatto. Perché, insomma, penso sia una delle domande che ci stiamo ponendo un pochino tutti. Allora... Io premetto subito una cosa. Quello che worka di più. Qual è quello che worka di più? Rigo, ovviamente, non ci permetteremo mai. No, più che altro, raga. Allora, sicuramente ogni campione ha la sua abilità e ha il suo deck in cui workare. Quindi, di fatto, non ce n'è uno più forte degli altri. Però oggi ci divertiremo a piazzarli nello stesso deck. Abbiamo modificato un po' sto deck, creato un po' così alla veloce, dove ci andremo a piazzare uno alla volta i nuovi campioni e li andremo sempre capiremo che è quello più forte è quello che usa Gigi. Non è vero, mi dissocio. Tranquilli. Infatti io adesso andrò ad utilizzare Re degli Scheletri e il signor Ferre e la regina, poi dopo io la regina, lui il cavaliere d'oro, poi io il cavaliere d'oro e lui Re degli Scheletri. Insomma, faremo tre partite così, dove ognuno andrà ad utilizzare almeno una volta il campione e sempre ci avremo sempre uno diverso. Mi raccomando, raga, lasciate un bel mi piace perché poi, insomma, quando escono andremo... Cioè, non lo so lei, signor Ferre, ma io andrò a shoppare come un matto, sicuramente. No, beh, vuole shoppare, signor Gigi? Sì, strano, è sicuro? Sì, va bene. Quindi un bel like per le prossime shoppate. Anch'io, però, ho detto, okay. Sai che c'è sti campioni, li voglio shoppare. Why not? Ci sta, bello. Io l'appoggio, signor Gigi, in questa sua scelta. Meno male. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Ferre, ovviamente trovate il link in descrizione, perché anche sul suo canale stanno uscendo video in mia compagnia, ovviamente sui campioni. Test folli. Esattamente, mi raccomando, link in descrizione. E ovviamente i codici nello shop di Clash Royale, codice GGYT e codice Ferre, fondamentali, ragazzi, nello shop per supportarci. Detto questo, partirei subito, senza indugio. Su Clash Royale. Sì, esatto. Okay. Partiamo. No, prima dovete pagarci se volete che diciamo queste cose. Vero. Scusate, vero. Allora. Eccola qui. Allora, ci siamo. Io ho già il mio campione tra le mani, te lo dico. Te lo voglio spoilerare. Ok, te lo piazzo. Io invece ti faccio così. Ok. Vediamo un attimo, okay. Io ho in mente un'idea, sai? Davvero? Io ci ho in mente un'idea, mo. Aspetta un attimo. Ok. Provo a fare così. Okay. E provo a fare così. Vediamo un po' se per caso quello me lo smaciulli completamente. Vediamo proprio a fare una roba del genere. Bello. Veloce zia. E niente, mi è morto. Ok. Però lei perché ho tutti questi danni sulla torre? Non ho capito, che è successo? Il golem di Elisir ha colpito ancora. Qua è opera di Ciccio. Allora, fermi tutti. Col golem di Elisir, vero, potevamo fare il deck di Ciccio. Esatto, cioè. Ormai basta mettere il golem di Elisir e subito è vero. Vediamo un po', qua c'è una robetta del genere. Abbiamo un buon push, però questa fireball ci smonta un pochino tutto. Vediamo se riusciamo a fare almeno un hit. Grandissima la Valchiria, pure il moschettiere. Bravissimi, amici miei. Avrei dovuto metterci una tronchevole. Allora, vediamo. Il signor Gigi non mi ispira per niente fiducia. No, io riparto cattivo, Faccia come fosse a casa sua. Ok. Allora, una roba del genere. Ok. Questo lo pezziamo qua in pasto. No, con quanto è rimasta? Pensavo di one-shotarla. Ma lei è proprio subdolo, signor Gigi. Sì, pensavo di shottarla. Ma lei è proprio subdolone. Pensavo di la strategy che si è fatto il signor Gigi. Ciapale. Sì, pensavo di shottarla malamente, invece no. Va bene. Invece no. Va bene.
Andiamo belli cattivi. Genere è così. Ok, ci sta. Ok, con calma. Genere... Ah, fireball sprecatissima. Andiamo a fare così. Un pochino di danno. Ok. Genere. Così. Ok, facciamo tipo così. Ci sta. Mamma mia, quella, quella, quel potere l'ha usato proprio all'ultimo secondo, per preciso preciso praticamente. E adesso sì, però lo raggiungo abbastanza bene lì, adesso faccio una robetta del genere qua, con calma, faccio una robetta così, se si riesce, perfetto. C'è anche una robetta del genere e dovrei, e non dovrei però... Quanto, no, ci avrei il potere al massimo, ci avrei del... Attenzione, del, vediamo del un po'... Ah! Miseria, signor Gigi. Eh no, non riesco più ad andare a pigliare. Peccato, ci peccato. Ci sta, ci Gigi. Sta, ci sta. Bella partita, raga, okay. Bella partita. Molto buoni. Tra l'altro abbiamo trovato un deck che, dai, potrebbe anche essere carino con i campioni, ma io ribadisco, aspetto sempre i miei cari pro player che andranno a fare i primi deck con i campioni, non vedo l'ora. Assolutamente, sicuramente c'è gente più qualificata di voi. Esatto, esatto. E detto questo, allora, lei adesso mi va a mettere il Cavaliere d'Oro, signor Ferre, okay. E io vado a mettere la regina, ok? Ok. E rigiochiamo, molto semplicemente. Cavaliere d'Ovo. Esatto, perfetto, il campione d'Ovo. Ok, allora. Allora, vediamo un pochettino che cosa si può fare. Io ciclo. Dalla mia parte ben poco, in realtà, eh. Lo sai anch'io, c'ho una brutta mano. Vabbè, sono costretto a me è normale, però più che altro le... No, le mie sono... Le mie sono brutte, purtroppo. Se si riesce. Ok. Vediamo un po'. Per le recambio favore, perché lei è stato molto cattivo, signor Gigi. No, cioè, no, sto laggando. No, come sta laggando, signor Ferre? No, ok, mi sono ripreso. Ho avuto un momento. Va bene, un mancamento. Niente. Che là. Si ripiace. La Valkyrie arriva. Allora, io così provo. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riesco a fare una robetta del genere. Perfetto. No, ci sta. Pensavo di targettare la zia. Ok, facciamo così. Non ho voluto usare il potere. Ok, forse ho giocato un pochino troppa roba lì, eh. Facciamo tac, perfetto. Ho un po'. Zitti, stiamo tryhardando. Sì, tutti e due belli qua, cattivi a tryhardare. Mannaggia, lì ho sbagliato a piazzare. Devo vincere una partita in un video di Gigi, il mio sogno da quando sono piccolo, ok? Facciamo sei così. Nato con un obiettivo. Un solo obiettivo, ragazzi. Vincere una partita contro Gigi. Facciamo così? Ok, top. Aia, con la fireball. Tutto brutto. Ok. Ok, facciamo così. Ok, eccolo. Eccolo lì, bello, Giovanni! Bello. Un saluto Giovanni, ciao Giovanni. Bello ok, lì, vai. Bello lì. Attenzione. Ok, però arrivano danni anche da parte mia, attenzione. Attenzione perché non è da sottovalutare questa situazione, Con la fireball? Non ho preso nessuno. Hai preso giusto la Valchiria. No, attenzione. Facciamo così. Ok, proviamo un attimino. La fireball qui mi sono mezzo... No, in realtà l'ho sprecatissima. Aspetta. Ok, sì. Ok, fermati un attimo qua. Cioè, no, l'ho sbagliato anch'io. Aspetta, lei mi ha messo la razzia. Sì. O così. Vediamo anch'io. Bellissimo, vai. Grande biondo. Io provo a fare una serie. Oddio, l'ha shottato. Mamma mia. Me l'ha un po' shottatino. Sì, infatti. Facciamo così. Qua devo fare per forza così. Aiuto. Mamma mia. Che ansia, mondo signori. Per il signor Gigi lì, eh. Sì, no, ma ci stava, Mi ha fatto un bel push, Così, di nuovo. La fireball dovrebbe entrare, ok, anche se è invisibile. Bella. Tac. Ok. Mamma mia, raga, che partita che sta uscendo fuori. Infatti siamo concentratissimi. Sì. Vai a bomba. Facciamo tac. No, ce l'abbiamo fatta. È stato intelligente di piazzare la robetta. Facciamo così. Facciamo
così. C'è un prodotto del genere. Del genere. Così possibilmente. No, sprecato la vita. E questo mi sa che mi costa la partita. Giustarcela. Ok. Io vado di fireball più che altro pure per fare un po' di danno. Così. Mamma mia, che partita, ragazzi. Cioè, manco in ladder così, davvero, siamo straconcentrati. Manco in ladder. Una bella pulita lì così. Facciamo tipo così. Facciamo tipo così. Molto rapidamente. Veloce. Ok, bella la pulizia. Facciamo così. Ok, il potere della regina mi ha salvato. Tac, facciamo tac. La regina è comunque un buon anti-tank se utilizzato così. Sì, è vero. Ci stavo pensando anch'io. Mamma mia, come ci siamo incasinati le carte. Ora abbiamo mischiato tutto. Ah, quelli... Mamma mia. Bello il re. Sì, il re, vabbè. Ma avete capito? Sì, ragazzi. Sì, il principe, il condottiero. No, ho sbagliato la fireball, sbagliatissima. Ora ho sbagliato pure il tronco. Ho sbagliato tutto. Uno sbaglio. Madonna. Mi sta buttando, signor Gigi. Si dia una calmata, si contenga. Oddio. Oh. Overtime. Con due errori finali pazzeschi. Spareggio più che overtime. Mamma mia, ragazzi. Che partita. Madonna, signor Ferri. Questa ce la siamo giocata, però ha spuntata ancora il signor Gigi. Ok. Allora, adesso tosta. Adesso tocca a te il signor re degli scheletri. E te il biondo. E io il biondone, sì. Quello è un problema. Quello sarà un bel problema. Mamma mia, regà. Dopo quella partita in realtà mi serviva almeno una settimana per riprendermi, ma qua si ricomincia subito a manetta. Si riparte belli strong. Una cosa decide di fare il signor Gigione. Ok. Riparte così, ci sta. Va bene. Io sono costretto e sto facendo tutte mosse costrette, consideri, signor Ferre. Ci sta. Robetta del genere, facciamo anche già una robettina così, che ci sta tutto, perfetto. No, il pipistrello è rimasto in vita. Ok, meno male. Sbagliato lì. Attenzione, facciamo così. No, ho sprecato l'abilità! Buonissimo, bravo signor Gigi, sprechi la vita, bravo signor Gigi. Mannaggia la miseria, attenzione. Cercando di studiare l'avversario, ragazzi. Mi sto preparando. Ok. Ah, l'hanno fatto fuori. Lol. Non ci speravo neanche in quei pipistrelli, in quegli scheletrini. GG, è un bel placement. Ci sta. Ok, facciamo così ora. Ok. Così. Qua si è buttata la vita. Oh mio Dio. Non sono riuscito a togliere la zia e non riesco a usare la vita. Devo far così. Mannaggia, qua signor Gigi. Mi ha fatto un bel push lei, GG. Sì, più che altro perché ho sfruttato il golem di Elisir che ti avevo distrutto per l'Elisir. Così lo riusciamo a fare. Per sicurezza faccio una cosa del genere. Da dietro. Ok, proviamo a far così. Okay. Un attimo. Facciamo eliminare. Ok, ecco lì che si sta caricando di tutto. Facciamo così. Ok. Mamma mia. Andiamo così, vai. A bomba, sì. No, non ci credo. È rimasta in vita la Valchiria. Sì. Non ci credo, non l'ho tolta con di la tronco. Pochissimo. Mamma mia, di pochissimo. Così. Carichiamone un altro. Questa fireball è una mana dal cielo. Dai, velocissimo. No, ma c'è di nuovo la Valchiria. Che fastidio quella Valchiria. Non riesco a giocarci. La Valchiria lo countera perfettamente. Mi countera troppissimo quella Valchiria. La Valchiria countera tutti e tre i campioni. Io infatti la Valchiria la stavo giocando soltanto sui campioni, considera. Cioè la Valchiria me la tenevo unicamente per i campioni. Usciamo già. Così. No, qua proprio mi hai distrutto. Mamma mia. Qui secondo me hai sbagliato solo a piazzare un golem di Elisir. Come hai sbagliato il golem di Elisir, sono andato troppo in vantaggio.
Ma sai cos'è che mi ha fregato tantissimo? È che non tantissimi momenti non potevo usare l'abilità, perché c'era sempre quel cavaliere, e se tu mi rispondevi all'abilità con la mia, sì. Spendevi uno in meno e mi toglievi tutti gli scheletrini che ti piazzavo. Infatti io quando ho usato lo scheletro, cioè il re degli scheletri, l'ho utilizzata pochissimo l'abilità. Diciamo che secondo me, se giocano uno contro l'altro, il cavaliere è di sicuro il migliore per counterare lo scheletrone. Sì. La regina, la regina forse è la migliore. Sì, il cavaliere. No, ho capito il tuo ragionamento. Sì, vai, continua. No, dicevo appunto, cioè praticamente come abbiamo giocato noi, ragazzi. Fate conto, la prima partita c'era la regina. Sì. La regina che era counterata, cioè per te c'era lo scheletrone. Counterava la regina. Sì. Perché la regina spara i colpi potenziati, lui gli butta gli scheletrini e spreca tutti i colpi potenziati. Sì. Nel caso del cavaliere... E cosa contra? Contra lo scheletrone, perché dascia tutto, ok? Nel caso della regina, contera il... Cos'è che rimane? Aiuto. Il cavaliere d'oro. No, viene conterata da... No, contra lei il cavaliere d'oro. Sì. Perché gli tira le pizze e lo distrugge. Ed è come l'abbiamo utilizzato noi, ho sempre usato il counter. Signor Ferre, benvenuto nel mio canale, io gioco in questo modo. No, in realtà non lo sapevo neanche, ci ho ragionato adesso, però effettivamente... anch'io. Vabbè, diciamo che ho faticato tanto adesso, però... ipotizziamo che poteva counterare anche prima volendo. Sì. Quindi poteva andare peggio, ragazzi. È andata ancora bene. No, va bene. Ci sta, raga. Fateci sapere sotto nei commenti magari qual è il vostro campione preferito. Sono curioso di sapere qual è il suo campione preferito. Me l'ha chiesto prima di cominciare, non posso più rispondere così. Avevo risposto Rico, però direi che il mio campione preferito in questo momento... La regina mi piace un sacco, okay. La regina. Allora, anche a me affascina il fatto di avere la regina su Clash Royale, è una cosa stranissima, però mi piace davvero tanto il re degli scheletri. Io ricordo che su Clash Royale abbiamo avuto Shelly, quindi... Sì, è vero, mamma mia. Insomma. Che roba. Niente, raga, mi raccomando, codici creatore, GGYTFR nello shop di Clash Royale, fondamentale per supportarci. Lascia un bel mi piace per supportare il video, link in descrizione per il canale del signor Ferre, per andare a vedere anche tutti gli sneak peek usciti ovviamente sul suo canale, anche in compagnia mia, quindi mi raccomando, raga, ci teniamo. E niente, per noi è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi! Ciao!